Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente direttamente qui dalla Streamostra, altri video. Sei stato tu? È stato bene. Ragazzi, oggi finalmente vi mostro la mia nuova stanza che abbiamo fatto in questa mega galattica villa. L'avete già vista nel video di Technoid. Se non l'avete ancora vista, andatela a guardare. E per chi non lo sapesse, la Streamhouse non è altro che una casa che abbiamo preso insieme ai miei quattro amici youtuber Cherry, Ussa, Money e Technoid per creare contenuti meravigliosi come l'anno scorso e come gli altri anni. Ma quest'anno, ragazzi, abbiamo un plus in più perché abbiamo una super piscina e un super Ussa carichissimo. Fermo, Ussa! Possibile che faccio queste cose, non lo sopporto più, non lo sopporto, dopo lo buttiamo in acqua. Comunque ragazzi, come vi dicevo, oggi vi mostro la mia stanza e le mie parti preferite della casa, ok? E una l'abbiamo proprio qua davanti. No, non è Ussa, ma questa ragazzi, guardate che spettacolo. Una maxi piscina in cui Bea, vai dai, vai, vai dentro, vai. Vai, 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 dai. Vai in acqua, dai, 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 vai, 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 vai. 1, 2, 3, vai, 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 dai, vai, andala, oh. Che tra virgolette, adesso ultimamente solo Bea la sto usando sta piscina perché fa un pochettino freddo, sapete, settembre comunque non è proprio l'ideale entrarci perché si ghiaccia, anche se qualcuno lo butteremo prima o poi dentro, vero Ussa? Anzi, Ussa magari dopo mi dà una mano, buttiamo qualcuno dentro. Ah, butti me dentro? E qui la situazione cambia. Vediamo se c'è il coraggio di buttarmi a me alla fine di questo video, vediamo. Perché ormai ma certo noi non ci cambiamo qua tutti. Ah, tra l'altro quella è la mia roba grande Ussa. Comunque Bea si fa il bagno, ragazzi, Bea sta piscina qua se la sta godendo. E altra cosa molto bella, molto molto bella, è questo fantastico idromassaggio che ragazzi sembra sporco ma in realtà non è sporco, eh. Cioè vi posso garantire che l'erosione naturale dell'acqua durante gli anni, quindi purtroppo così è, vabbè, ci farebbe venire la muffa nel culo nel caso. Comunque venite con me che vi mostro un'altra parte della casa che mi piace tantissimo e poi dopo vi mostro la mia stanza nel dettaglio proprio. E sia chiaro, secondo me la mia stanza è la più bella di tutte. Io ho una cosa da dire. Allora, avevi visto che questa qui è roba tua? Si è pulito il buco di con questo? No, questa qua non è roba mia. Ma poi che cazzo mento? Che schifo! Che schifo, zio! Ma che cos'è? Ma cos'è? Non è mia questa, no, non è mia. Non è mia, madonna! È colla sta roba! È la colla, sì. Ma buttala! Guardate chi è uscito! Guardate chi è uscito! Tra l'altro tu perché ti sei tolto le treccine, che eri bellissimo? Sulla pelle, cioè io facevo sempre la doccia, no? E poi sotto la doccia stavo a grattare. Ma perché? Erano bellissime. No, ma sono belle, sì, però bisogna rifarle ogni settimana. Essendo... sono belli così. Sono belli? Ma mi hanno detto che sembro un mafioso. Ah, vero? Vero. Di Donny Brasco. Comunque venite a vedere la parte che mi piace di più a me della casa, è bellissima, e poi vi faccio vedere anche la mia stanza. Ragazzi, stiamo salendo dalla casa, guardate che spettacolo ragazzi. Io devo dire che questa casa qua è veramente bellissima. Tech sta salutando i tecnici perché devo ancora montare il climatizzatore e vi faccio vedere questa, ragazzi, secondo me è una delle zone più belle della casa perché qua è dove ci raduniamo tutti quanti, ma penso che ve l'abbia già detto Tech nel suo video, però qua è dove ci raduniamo tutti quanti, qua si pranza o si cena chiaramente. E poi c'è questo, ragazzi, che voi non lo sapete, ma ogni sera quando poi c'è da lavare i piatti si fa la sfida a squadra, ragazzi. E siccome eravamo tanti, prendere solo quello da 4 non andava bene, allora abbiamo preso quello 3 contro 3, quello da 6. Una bomba assurda, mega galattica. E qua la sera, ogni volta che qualcuno deve andare a lavare i piatti, tac, si fa la sfida. Chi perde, paga. Vi faccio vedere, andiamo su. Questa è una bella entrata che avete già visto. Quella è il monopattino di Moni. Questa è la mia borsa perché sono appena arrivato a Milano. E adesso si va su, si va su, si va su. Perché la mia stanza l'avete già vista nel video di Technoid. Guardate che panorama, ragazzi. È spettacolare. Io posso dire che questa casa per fare i video è veramente pazzesca, ragazzi. Perché guardate che vista che c'ha ovunque. Cioè, tutti i giri, guardate che meraviglia. Guardate Bologna. Guardate che noi da qua vediamo tutta Bologna, ragazzi. La vedete? Cioè, beh, è fantastico. Comunque, si va su, tac, scale, pavimento tutto quanto, tutto il pavimento di tutta la casa è parquet, ragazzi. Parquet naturale, ci avevamo spiegato che è un parquet naturale, infatti ce lo stiamo devastando. Questa è la mia camera e adesso apriamo e andiamo dentro. Tac! Boom! Allora, ragazzi, ora vi spiego. Come prima cosa, che ho chiuso la porta. Allora, come prima cosa, tutti i muri li ho voluti fare neri.
Ok, e vi spiego perché, perché comunque a me il nero è un colore che è sempre piaciuto tantissimo, è un colore che anche quando mi vesto ho sempre amato tanto, infatti se ci avete fatto caso magari l'anno scorso no, perché ho comprato tutte quelle tutte un po' colorate giusto per la stream house, però effettivamente io nella mia vita mi sono sempre vestito di nero. Ci ho tenuto a fare questa parete qua proprio bianco e nero anche con i quadri, con dei quadri che hanno delle frasi che... Sì, quello che c'è scritto sinceramente, però sono anche abbastanza filosofiche, perché sogna, fai, spera, fai, anziché sperare. E questa, ragazzi, vi posso dire davvero col cuore, ragazzi, ve lo giuro, che nella vita è una frase che vi può cambiare veramente tanto la vita, perché tante volte credete nei sogni e non lo fate, e non fate le cose pensando di poter fallire, in realtà, ragazzi, credetemi. Una delle mie prime svolte nella vita è venuta proprio da un video di YouTube che mi diceva alzati e fallo, punto. E io vi giuro che da quando ho iniziato a farlo poi nella mia vita, tutto ciò che ho sognato e desiderato, alla lunga, magari non subito, perché ricordatevi che anche questa cosa qua non è sempre facile raggiungere un obiettivo, un sogno, però credetemi ragazzi che quando tu cammini alla lunga che vai, lo realizzi, credetemi su questo. Vai, ci sono tutte le altre frasi, no ieri, no domani, ma ora. Salva l'acqua, bevi vino, è normale. Il segreto del cambiamento è focussare ogni energia non nel combattere nel passato ma per costruire il nuovo. Questo è anche molto bella, non l'avevo mai letta. Immaginare è molto più importante ma io perché mi sto mettendo a leggere in inglese? Ma ma l'avete letta? No, leggetela e traducetela e poi fai quello che hanno. Allora, questa è la mia postazione, siamo già su FIFA, queste sono le Sennheiser E500, ragazzi, una bomba, siamo già su FIFA, ho pareggiato, sono un cretino. Questa è tutta la mia postazione, è un pochettino in disordine, ragazzi, lo so, perché sono appena arrivato da Milano, quindi non ho ancora sistemato tutto quanto bene, però ci tenevo a farvela vedere lo stesso, la mia bella camera. Poi sopra qua ho fatto questa meraviglia. Allora, intanto facciamo vedere il televisore. Televisore un bel 75 pollici per non farci mancare una mobiletto dell'IKEA che lo mantiene. E sopra abbiamo fatto questa decorazione qua con tutti quanti i cubi. Lì c'è il play button di YouTube mio, i tre Pokémon, e adesso deve arrivare il Pikachu che sarà messo praticamente qua o sotto. Adesso non so precisamente dove lo metterò, però c'è ancora Pikachu che manca. Questi quattro LED qua li vorrei tanto mettere negli angoli della camera, ok? In tutti gli angoli della camera, perché sono proprio quattro precisi, e mi piacerebbe metterli negli angoli della casa, perché quando li accendi, ragazzi, fanno una luce immensa. Questi li abbiamo comprati alla Games Week da un fornitore che faceva appunto, no scusate, da un artigiano che faceva appunto questi neon qua, questi quadretti qua con i neon. E devo dire, raga, che ogni volta che ne accendi uno, ma penso che l'abbiate già visti anche nelle mie live, ogni volta che ne accendi uno è strabiliante. Poi, questo è il mio divano letto. Perché ho scelto il divano? Ok, questa è una bella domanda e vi voglio rispondere. Questi sono i miei due accappatoi, non ci fate caso. Però, perché ho scelto il divano letto? Perché appunto, innanzitutto, avendo preso quella che è un pochettino la stanza più piccola rispetto a tutta la stream house, ci tenevo davvero tanto ad avere più spazio, e quindi ho preferito prendere un divano letto anziché prendere un letto matrimoniale che mi occupasse tutto lo spazio e non mi permettesse poi di muovermi bene, eccetera eccetera. L'importante è anche un'altra cosa. Cosa succederà in questo divano? Allora, innanzitutto, in determinate live dove faremo un just chatting, magari quando sarà tutto pronto, chiaramente quando sarò a pieno regime di contenuti, in questo divano qua si faranno anche delle chat, del just chatting in live, oppure delle interviste insieme a qualche ospite che può venirci a trovare in stream house, perché voi sapete che noi stiamo facendo anche il podcast e chiaramente qualche ospite si fermerà qua a dormire, potrei magari intervistarlo anch'io nel mio canale. Oppure un'altra cosa molto importante che avverrà in questo divano qua, ragazzi, è proprio che, siccome voi mi avete dato tanto l'anno scorso, mi avete dato sempre tantissimo fin da quando sono insieme a voi, da quando sto facendo questo percorso con voi, una cosa che ci tengo molto a fare in questo divano sarà appunto all'inizio del video, oltre a commentare tutto il video tramite da questa postazione qua, un'altra cosa che farò sicuramente è ringraziare alcune persone che scriveranno nei commenti, quindi ringrazierò le persone che hanno commentato il video precedente, quindi in ogni video voi riceverete un grazie da parte mia nominandovi per nome all'interno del nuovo video che uscirà. Come vedete qua c'è tutta la postazione, adesso non c'è la fotocamera montata perché l'ho portata a Milano. Ragazzi, questo computer qua è un aereo,
come potete vedere, viene da Breunor ed è uno dei nostri più cari sostenitori. Breunor, ragazzi, è un'azienda fantastica, credetemi. Noi l'abbiamo conosciuta un po' per caso, sinceramente, uno dei titolari giocava dentro Grau. Io non sapevo neanche che questo ragazzo qua facesse parte appunto di Breunor, che è un marchio importantissimo in Italia perché sono dei fornitori pazzeschi di computer. E quando mi ha chiesto appunto una sorta di collaborazione insieme, eccetera, eccetera, ho deciso di accettare questa collaborazione qua insieme a loro. E loro mi hanno fatto questo mega regalo, ragazzi, che è fantastico, che ha una 4090, già si vede che è più grossa di una console praticamente, silenziosissimo, un computer meraviglioso. E un'altra cosa che ho notato che hanno loro fantastica, ragazzi, credetemi, è un servizio impeccabile, vi aiutano su tutto, sono pazzeschi, guarda, credetemi con tutto il cuore. Quindi non è una marchetta, a me non interessa fare pubblicità a nessuno perché non sono retribuito in questa cosa qua che sto dicendo, però davvero, quando un'azienda è forte, potente ed è buona e positiva, è giusto che vada sostenuta e sponsorizzata. Per quello lo sto dicendo e per quello lo sto facendo. Quindi se doveste aver bisogno, io vi lascio anche qua sotto il link in descrizione, probabilmente con me potreste avere anche un pochettino di sconto, quindi quello però scrivetemelo in privato perché non ho un link diretto. Quindi se volete passare da me per poi comprare un computer da loro, passate pure tranquillamente da me, io poi passo da loro e gli dico trattami bene questa persona qua perché gioca con me o comunque fa parte della mia community. Quindi abbiamo detto televisore 70 pollici, postazione mega galattica, sapete già Go XLR, Shure, il mio joystick perché come avete visto c'è FIFA, quindi ogni tanto mi sto dedicando a FIFA. E poi abbiamo il balcone, ragazzi, qua si ha il balcone, non posso vedere, qua si ha il balcone, ragazzi, qua la stanza di uso è questa qua a fianco, io ho il balconcino che affaccia di qua. Io la mattina ci incontriamo e lì è dove andiamo giù a far colazione, la parte esterna della, come vedete lì c'è la piscina e lì c'è tutta Bologna, ragazzi, guardate che spettacolo. Siamo arrivati alla fine del video, adesso vediamo se riesco a prendermi money da qualche parte, cioè più che alla fine del video siamo arrivati alla fine della presentazione della camera e ora voglio prendere money e voglio farvi sapere cosa ne pensa lui della mia stanza, ok? Ci vediamo fra un po'. Allora, ragazzi, visto che qua ne approfitto, c'è Antonino. E bella a tutti i playerini, io sono Antonio De Leo. Com'è? Sono in forma, sono invecchiato, ragazzi. Sì, ragazzi, sono invecchiato. Non cambia mai, è troppo scemo. Allora, tu ora mi devi dire cosa ne pensi della mia stanza. Mica, mi stai cercando, che c***o, il flash lo devi dare per forza. Cosa ne pensi della mia stanza? Guarda. A parte di scherzi, io sono entrato e non l'ho ancora vista, perché non veniva da un po'. Sto schermo qui, ben importante. È molto importante. Che c***o di quadri hai messo? Non guardare il disordine del divano perché devo tirare via tutto lì, eh. Più ordinato del solito, però, tranquillo. Più ordinato del solito, bravo. Dimmi, cosa ne pensi? Sì, visto che è bello. Questo penso che sia il quadro più bello di tutti. Tra un po' esce, questo è Joker, esce Joker 2 tra un po'. Non so quando vedete il video, però va bene. Quadri, sembra un manager. E qua cosa ne pensi? Questa creazione qua. Bella Squirtle, l'altro chi sono gli altri? L'altro è VV, ditelo nei commenti come si chiama quella sinistra. Ragazzi, veramente. Sono troppo vecchi queste cose, troppo vecchi. Rendete conto chi mi sta nominando, E poi l'altro com'è? L'altro come si chiama? È Charizard, no, quello è quello piccolo, non è Charizard. Charizard piccolo come si chiama? Ma dai, ma datemi un aiuto da casa almeno. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti con l'insulto anche per Antonio. No, basta con l'insulto Antonio. Tanto perché più nemmeno. Perché non conosce questi due pochi. No, ma perché adesso non pensateci posso. Voi. Allora, cosa ne pensi? Voto da 1 a 10. Mi potevo preparare. Cioè, cazzo, mi prendi contro il tempo. Ho preso contro il tempo. Da 1 a 10 rispetto alle altre camere, sincero. Da 1 a 10, le altre camere le devo ancora vedere. Perché ancora. Non ancora visto prossimo episodio. Ho visto quella di. Non posso dire niente, non posso spoilerare. Non posso spoilerare. La tua. Devo essere di parte o no? Devo essere di parte. No, vuoi dire la verità. Chiudi tutto, prossimo video. Vuoi dire la verità, dimmi la verità. Cosa ne pensi? Ti piace? Dammi 50 euro. Così. 50 euro. Allora, ragazzi, questa è la camera più bella che abbia mai visto. Addirittura più bella delle Extreme House vecchie. Delle camere delle Extreme House vecchie. 3.0, mi raccomando, seguitele tutti. Sei arrivato a 100. Dai, 150. Oh, Antonio, non hai visto l'ultima cosa? Guarda lì che meraviglia. Ma infatti sto guardando. Cazzo, mi frigo su un po'. Apriamo. Dall'altra parte. Guarda che spettacolino, guarda, eh? Un cordino, sì. Omaggio me lo prendo, però un cordino omaggio, certo che da mangiare un cazzo solo da bere. No, c'è anche da mangiare da sotto. Okay. Posso far vedere che ci sono i marchi? No, qui non, nessuna marchetta. Nessuna marchetta. Devono pagare. Devono pagare. Allora, approvata, a me non importa il voto, è approvata. Stavo pensando ai cambiamenti da fare. L'hai fatto tutto pacca, mi hai pitturato te? Sì. E mi sono dei pannelli. No, è tutta pitturata, è tutta te. Fatta io a mano. È bella così scura, però. Ma ti pare? Ma guarda lì che cazzo, quello l'hai messo te dopo? No, questo qua lo devo cambiare. Qui sono delle palle. Sono delle palle, sì, ma adesso lo devo cambiare. Oh, c'ho già le lampadine, c'è tutto là dentro, c'ho.
queste robe. Casa. E qua si sta, c'è il mio server di 5M, adesso sto lavorando. Però devo ma fai il tour solo della camera o anche della casa? Fatto vedere qualcosa? No, io ho fatto solo la camera perché la casa l'ha già fatta vedere Technoid, quindi... Technoid ha già spoilerato tutto. Technoid ha già spoilerato tutto, quindi però non ha fatto vedere le camere perché delle camere ce ne occupiamo noi ogni camera. Quindi approvata la mia camera, ti piace? Approvata, direi proprio approvata. E vedrai che quando andrai in giro ti accorgerai che è la più bella della Streamhouse. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, abbiamo visto la reaction di Antonio, vi voglio tanto bene, vi ringrazio a tutti quanti, mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti un saluto perché vi saluterò nel prossimo video come vi ho promesso da quel divano lì, perciò scrivete qua sotto nei commenti tutto quello che volete, io vi saluterò, mi sta facendo le pernacchie, ve lo so. Ci vediamo nel prossimo video, belli miei, vi amo, ciao!